Corso di informatica a San Zeno Naviglio, anno scolastico 2016-2017, quinta lezione. Allora, oggi faremo alcune cose in HTML molto interessanti. Prima azione è creare una cartella. Crea, quindi tasto destro del mouse, crea cartella che chiameremo lezione. Entriamo dentro questa cartella e dobbiamo inserire dei materiali. È utile creare, se sono tanti i materiali, vi faccio vedere come in questo caso o di più, creare delle sottocartelle perché in questo modo si individuano più facilmente. Quindi, tasto destro del mouse, creo cartella, chiamerò in lettere. Seconda cartella, chiamerò slitta. Terza cartella la chiamerò bandiere. Trasferisco in ognuno di queste cartelle i materiali, cominciando dalle bandiere. Quindi prendo le bandiere, in questo caso ne ho scelte due a caso, copio, torno nella cartella, incollo, copio. Torno nella cartella, incollo. Posso usare sia i mouse sia i tasti, per esempio come Ctrl-C per copiare. Adesso copio le lettere. Posso usare anche il tasto Ctrl schiacciandolo e posso selezionare tutte le lettere che mi servono. In questo caso sono 4. Ctrl-C, torno nella cartella delle lettere e inserisco le lettere. Poi prenderò una slitta, uso il mouse, torno nella cartella slitta e poi prendo un'ultima GIF, un ultimo materiale che incollerò all'esterno. Ora creeremo una pagina HTML. Quindi andiamo su LibreOffice, apriamo un documento. Vuoto. Scriviamo lezione numero 5, pagina 1. Poi in basso con il cursore andiamo giù e scriveremo collegamento alla pagina 1. Ritorniamo un po' in alto e inseriamo un codice HTML. Come al solito, intanto ricordiamo, prima cosa da fare è salvare la pagina in formato HTML, quindi file, salva con una copia o salva con nome, andiamo a cercare il nostro percorso, lezione 5, chiameremo lezione 5, pagina 1. Scegliamo il formato e HTML e salviamo. Apriamo la nostra pagina HTML appena creata. Apriamo File, ovviamente il nostro percorso, questo corso informatica lezione 5, questa è la pagina HTML, come vedete lezione 5, pagina 1. Apriamo. E andiamo a visualizzare il codice HTML. Vista, vediamo HTML, codice HTML. Se non compare il codice HTML, apriremo la stessa pagina con Blocknote nel sistema Windows. Ve lo faccio vedere anche qui. Io in realtà non uso Blocknote, uso un'altra pagina, Leafpad, ma è uguale a Blocknote, come vedete, File, apri. Vado il mio percorso, corso informatica, lezione 5, apro la pagina e come vedete mi viene fuori la pagina HTML. Ritorno su LibreOffice e riapro la mia pagina HTML. Preferisco LibreOffice perché lavoro meglio. Dicevo, visualizzo codice HTML e adesso io inserisco in questo caso un codice HTML. Quindi apro le virgolette del codice. Scrivo marque,
sapere, behavior, uguale, apro virgolette, scrivo alternate, chiudo le virgolette, chiudo la virgoletta del codice e scrivo lezione 5, pagina 1. Apro le virgolette del codice, scusate, queste sono le virgolette chiuse, apro, metto uno slash, marco, chiudo la virgoletta del codice e salvo in HTML. Chiudo e la pagina dovrebbe visualizzare, appunto, andiamo a verificare, dovrebbe visualizzare una, come dire, il testo dovrebbe, adesso andiamo a vedere da destra verso sinistra, dovrebbe andare da sinistra verso destra. Vediamo se funziona. Ecco, come vedete, adesso sta andando da sinistra verso destra. Arrivato qui alla fine della pagina, tornerà di nuovo a sinistra.